Ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video sulla mia pagina Facebook. Sul mio canale. Ma ancora il berretto? Non so perché avevo ancora il berretto. Ok, sono molto freddoloso, quindi di solito tendo sempre a mettere il berretto. Ok, oggi vi voglio parlare di un argomento che potrebbe essere molto utile a tutte quelle persone che fanno le gare di strength, cioè sostanzialmente è come fare meno fatica quando si fanno le dip. Questo tipo di concetto è estremamente applicabile a tutti i movimenti di spinta che ci sono non solo nel contesto del calisthenic, ma anche nel contesto dell'allenamento con i pesi, quindi nelle normali esecuzioni che ci sono nel mondo della palestra, fra cui mi viene in mente la panca, mi viene in mente il lento avanti e via dicendo. Quindi è facile e intelligente fare delle correlazioni tra questi due mondi quando c'è un sufficiente parallelismo. Se sentite in sottofondo il mio cane che abbaia, probabilmente è arrivato il postino, c'è qualcuno che deve fare delle consegne. Comunque vi dicevo, oggi parliamo di quello che dovrebbe essere il modo ideale di eseguire le dip. Generalmente quando si eseguono le dip si vedono molto spesso due tipi di esecuzioni: quella dove l'avambraccio viene portato eccessivamente oltre la verticale, andando ovviamente a causare un maggior lavoro sulla spalla, e quello dove l'avambraccio viene portato leggermente più indietro, causando per forza di cose una maggiore tendenza a cadere all'indietro e quindi indirettamente il tricipite viene reclutato di più, anche solo per mantenere la posizione. Quello su quel discorso. E l'ideale per fare meno fatica è la posizione intermedia, ossia quella posizione dove voi potreste stare tranquillamente, che fatalità è la posizione di appoggio, la posizione di partenza, quel momento dove voi avete praticamente l'avambraccio che è completamente verticale rispetto alla superficie di appoggio. Quindi l'ideale quando si eseguono le dip dovrebbe essere sicuramente cercare di scendere in avanti, cercando di ridurre il più possibile lo sbilanciamento dell'avambraccio rispetto alla verticale. Poi è ovvio che se tu che stai guardando il video ti sei sempre allenato andando più indietro con il gomito e quindi inclinando l'avambraccio in modo da percepire maggiormente il lavoro sul tricipite, è ovvio che nel momento in cui le fai con l'avambraccio perpendicolare mi dirai: io faccio meno fatica a fare le altre, perché hai passato una vita a fare le altre. Questo non giustifica che il fatto che tu sia forte lì, che quello sia il modo ideale per farle e sia il modo soprattutto meno faticoso, perché si tratta di individuare il modo per spostare peso più facilmente. Questo tipo di concetto lo ritroviamo nella panca piana, lo ritroviamo nel lento avanti, che sono i due principali esercizi di spinta che vengono proposti nel mondo dell'allenamento con i pesi. Quindi è un parallelismo sufficientemente intelligente da tenere in considerazione e, perché no, da sfruttare per capire com'è la posizione ideale in un certo movimento del corpo libero, che poi fatalità è la stessa cosa che si applica ai piegamenti in verticali, e quindi andare a costruirci intorno tutto quello che è la nostra programmazione di allenamento in funzione dello spostare in modo più efficace un certo tipo di carico. Giusto, no? Ciao ragazzi!